Hanno imparato a guidare l'agognato motorino in modo corretto, hanno studiato il codice della strada e fatto attenzione anche agli aspetti ambientali del trasporto su due ruote. Per questo un gruppo di studenti è stato premiato a Palazzo Lascaris dopo aver partecipato al corso di formazione realizzato dall'associazione Scooter Sicuro in collaborazione con la Consulta Giovani. Il corso è stato frequentato da 592 ragazzi di 29 classi di 12 scuole di Torino, Novara e Cuneo. È un'iniziativa che finanziamo e patrociniamo da 2 anni, è un'iniziativa importante che aiuta i ragazzi a imparare quelle che sono le regole, che tra l'altro regole importantissime del codice della strada, e a guidare in modo corretto i veicoli a motore a 2 ruote, quindi gli scooter. È un'iniziativa che ha avuto un grande successo, se è vero come è vero, che oltre 600 alunni di età compresa tra i 13 e i 18 anni hanno risposto positivamente all'appello che è stato fatto sia dalle istituzioni che da un'associazione privata che ha messo in campo un progetto che io reputo di assoluto livello. La mobilità ecosostenibile è sicuramente il futuro della mobilità, perché è inimmaginabile che le nostre città siano inquinate dai veicoli. Sicuramente il veicolo elettrico sarà il veicolo del futuro. Noi ci auguriamo, con questo nostro piccolo sforzo, di contribuire al miglioramento della città. È molto importante sottolineare quanto oggigiorno sia di attualità questo tipo di formazione, e devo ringraziare il Consiglio regionale e la Consulta regionale dei giovani che ci hanno aiutati in questo difficile percorso di formazione.